Un nuovo punto di riferimento per gli appassionati dell'alta tecnologia è arrivato a Forlì. Un campo, quello dell'innovazione, sempre più promettente nella regione Emilia-Romagna. Sandro Parcaroli, MedStore, una realtà solida in continua espansione. Sì, in continua espansione dalle Marche, stiamo venendo in Emilia, abbiamo aperto svariati negozi qui in Emilia Romagna e questo è l'ultimo che apriremo oggi. Questo è un bel negozio su un grande centro commerciale, un bel centro commerciale con belle persone. Che oggi ho fatto un giro per il centro, ho visto bellissime persone che girano in questo centro, bellissimi negozi. Complimenti a Forlì per aver creato questo posto incantevole. Stefano Parcaroli, perché la scelta di inaugurare un secondo store a Forlì e perché nel centro commerciale Punta di Ferro? Beh, per noi la città di Forlì è una città importante, così come è importante tutta l'Emilia Romagna e nella fattispecie la Romagna. Volevamo crescere in questa zona, abbiamo aperto l'anno scorso un punto dedicato al mondo business, al mondo dei professionisti, delle piccole e medie imprese e anche delle grandi aziende locali, quindi con un punto dove poter trovare assistenza, dove poter trovare un canale di vendita più professionale. Ora è raggiunto il momento di venire a contatto anche con un pubblico più consumer, con un pubblico, col grande pubblico, il pubblico dei grandi centri commerciali, e non potevamo non essere presenti a Punta di Ferro, uno dei più grandi centri commerciali d'Italia e della zona. Sicuramente l'Emilia Romagna è un fiore all'occhiello in Italia per quanto riguarda l'imprenditorialità, con medie e grandi aziende che innovano nei loro settori. E per queste aziende c'è bisogno di un supporto dal punto di vista tecnologico, sia lato hardware con dispositivi sempre più innovativi e sempre più capaci di dare delle risposte a delle esigenze concrete, sia lato software, quindi con delle soluzioni che possano aiutare queste grandi aziende, ma poi con tutto quello che è il servizio, quindi dalla consulenza al post vendita. Quindi una regione in grande sviluppo, con grandi potenzialità, per la quale c'è bisogno di un supporto tecnologico adeguato. Quello inaugurato non è e non sarà un semplice punto vendita. Esatto, quello inaugurato sarà un Apple Premium Reseller, un punto vendita, un negozio che avrà l'ambizione di far vivere la migliore esperienza d'acquisto per i prodotti Apple. È un negozio che abbiamo allestito in 30 giorni, quindi per noi è stata una cosa di grandissima soddisfazione. È un negozio molto bello, un negozio che rispetta le linee guida di Apple, dove tutti i prodotti esposti possono essere utilizzati e provati, proprio per poter far vivere l'emozione del design e della tecnologia che l'azienda di Cupertino offre. Per l'apertura avete previsto qualcosa di speciale per i clienti? Sì, esatto, abbiamo previsto un sottocosto, quindi diversi sottocosto, prodotti in offerta come le AirPods di seconda generazione che addirittura abbiamo terminato, diciamo, in prevendita già un'ora prima dell'apertura stessa del negozio. Quali obiettivi vi siete prefissati? L'obiettivo è di arrivare qui a Forlì con un negozio importante, un bel negozio che possa dare appunto la migliore esperienza di acquisto. È il nostro secondo punto vendita su Forlì, il primo è un centro assistenza e un punto vendita per le soluzioni business delle aziende, dotato anche di sala corsi, dove faremo seminari e corsi anche professionali, e questo sarà la nostra punta di diamante sul territorio. MedStore duplica la sua presenza ed ha scelto proprio la città di Forlì come sede principale dei punti vendita. È assolutamente una grande soddisfazione, tra l'altro questo nuovo punto vendita veramente credo che impreziosisca, anche se è veramente un motivo di vanto per tutta la città, quindi non solo, come dire, renda ancora più qualificante un centro commerciale come questo di Punta di Ferro, che ormai è anche un punto di aggregazione per tutta la città, ma io credo che sia veramente un motivo di prestigio ulteriore per la città di Forlì, perché la scelta è stata specifica, è stata selezionata, e noi siamo veramente molto orgogliosi di poter ospitare questo bellissimo punto vendita proprio qui nel cuore del centro commerciale di Punta di Ferro della città di Forlì. In Emilia Romagna l'innovazione è a portata di mano? Assolutamente sì, infatti anche gli ultimi dati registrano questo incremento, questa anche volontà quindi precisa di venire ad investire nel territorio emiliano-romagnolo, quindi con punta di crescita in questi ultimi anni, e credo che anche la giornata di oggi ne sia proprio testimonianza e dimostrazione di come anche il settore dell'innovazione tenda sempre di più a
selezionare e a scegliere di investire in un territorio che, come quello emiliano-romagnolo, che della creatività e dell'innovazione credo possa veramente andare fiera e orgogliosa, e anche in questi ultimi anni di aver investito molto su questo settore nello specifico.